Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: una voce sta circolando sul web in queste ore e riguarderebbe proprio l'ex suora. Ora naufraga in Honduras, Cristina Scuccia. Non è di certo la sua prima esperienza in TV, ma è la sua prima esperienza senza velo. Cristina Scuccia aveva conquistato tutto il pubblico di The Voice, grazie alla sua splendida voce. Solo qualche mese, ospite a Verissimo, ha voluto presentare la nuova Cristina, dopo aver detto addio al velo. La sua partecipazione all'Isola dei Famosi ha fatto molto clamore. Alcuni si sono detti contrari, altri invece approverebbero questa sua scelta. Ma cosa c'è dietro l'abbandono al velo? Secondo Vladimir Luxuria, opinionista per il secondo anno consecutivo del programma condotto da Ilary Blasi, ci sarebbero motivazioni più che valide dietro la sua scelta e che probabilmente lo potrebbe dire proprio all'Isola. Ma ci sono anche diverse voci che riguarderebbero proprio l'ex suora che stanno circolando in queste ore. Secondo i fan del programma e della stessa Cristina Scuccia, la naufraga avrebbe alcuni atteggiamenti che non lascerebbero alcun dubbio circa la sua omosessualità. Ovviamente non si hanno notizie certe a riguardo e per il momento solo pettegolezzi che stanno circolando. Secondo il magazine Mau Mag, però, queste sarebbero più di semplici voci. Prima fanno una piccola premessa, affermando in sostanza, come dice il detto, ambasciator non porta pena. Secondo alcune fonti del magazine, la Scuccia avrebbe una fidanzata a Madrid. Dopo aver rinunciato ai voti, l'ex suora si è trasferita in Spagna ed ha iniziato a lavorare come cameriera, dedicandosi alla sua vita laica. Isola dei Famosi. Cristina Scuccia potrebbe farlo in diretta nelle prossime puntate. C'è aria di coming out, è quanto afferma la fonte gossipara anonima del magazine, ma che, come hanno spiegato all'interno dell'articolo, è ben infilata nel mondo dello spettacolo. Ma non sarebbe finita qui. Infatti, sarebbe stato detto ancora che alla naufraga, il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai. Ovviamente non c'è nulla di certo riguardo a quanto detto prima, ma i fan hanno notato alcuni comportamenti particolari che Cristina avrebbe avuto nei confronti di Claudia Motta, che si è sentita tradita da Elena Prestes alla prima nomination. I telespettatori hanno visto infatti non solo un tipo di comportamento dolce, ma anche sguardi ambigui lanciati alla compagna. Come già detto, la notizia non sarebbe certa, anche se per il magazine è così. Secondo alcune fonti, l'ex suora potrebbe fare il suo coming out all'interno dell'Isola. Sarà veramente così? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more of a man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man.